a te, a tutti ciao, e benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se per questo video riusciamo a raggiungere almeno i 15 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo aver fatto una terribile scoperta la volta scorsa. Siamo venuti a conoscenza del fatto ragazzi che Fire era soltanto nella testa di Colin. Quindi si trattava di un'amica immaginaria effettivamente. E Fire sembrerebbe aver preso il possesso totale dei ricordi, della coscienza di Colin, e non vuole permetterci ovviamente di cambiare nulla dei suoi ricordi, perché questo significherebbe cancellare lei prima di tutto. Per cui adesso ragazzi non ci resta che andare alla ricerca di Fire, anche se effettivamente sarebbe all'interno di qualsiasi cosa se non sbaglio. Per cui vediamo un pochettino di individuarla ragazzi un po' dappertutto per cercare di eliminare le sue tracce. Il punto è, sarà veramente dovunque? Dov'è? Non so se sarà proprio in tutti i suoi ricordi. Ok, qua è chiuso. Qui abbiamo il libro. Voglio dire, se veramente vuoi volare così tanto, disse Fire, perché non provi a diventare un pilota? Ci ricordiamo che appunto era stata Fire a convincerlo di diventare un pilota. Però ragazzi, qua sembrerebbe non esserci metodo per fare niente, per cui direi che torneremo al crocevia mnemonico di Colin. Ok, andiamo anche in quest'altro ricordo. Vi ripeto, non so se effettivamente ci sono tracce di Fire in tutti i suoi ricordi. Qua sicuramente, perché ci ricordiamo che qua Colin era con Fire. Ok, vediamo un pochettino se riusciamo a beccarla anche qui, ragazzi. Eccola qua. Ehi! Oh, se la sta dando a gambe! Taxi, insegue quella bambina! Dove pensi di andare? Pensi di sfuggirmi per sempre? Eccoti qua. Devo far fuori Fire. Sei stata qui fin dall'inizio, vero? Hai solo dato un'occhiata alla sua vita. Non parlare come se conoscessi l'inizio. Opa. Oh oh oh. Mizzica, siamo di nuovo qua? Di nuovo. Ehi, da quella parte! È un genio, peccato che non abbia funzionato. Ok, non è corretto che tu sia praticamente collegata al processore del sistema. Perché non volete lasciarci in pace? Lo so, Colin ha firmato il contratto, ma lo ha fatto per disperazione. Non ne comprendeva le conseguenze, ma le comprende adesso. Ascoltami, non so per chi ci hai presi, ma noi siamo qui per aiutarlo. Voglio dire, non so ancora esattamente come, ma concedici almeno una possibilità. Dimmi dove si trova Eva e consegnaci il collegamento mnemonico per terminare il lavoro. La tua collega. A dirti la verità, non so esattamente dove si trovi. E per il collegamento. Oh, ma questa è proprio stronza, eh? Oh merda. Oh mio Dio. Dovrei prima passare sul mio cadavere. Non è sarebbe molto difficile visto che non esisti. Oh cavolo. Merda. Oddio. Ah, io direi combatti assolutamente. Ok, premi spazio per continuare. Spara, spara. Oh merda. Io spero che è stata una tua scelta. Così sia. Non vale, non riesco neanche a farti un graffio. Oh merda. Adesso sì che è difficile. No, 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 no. Ma scusa, è stato inutile. Non avevo alcuna possibilità. Avremmo fatto meglio a rinunciare forse. Neil, siamo tutti con te, poverino. Minchia, si è ritrovato da solo. Accesso al ricordo corrente negato. Inizio riavvio forzato. Ok, non è piacevole. No, per niente. Cioè, Neil si è ritrovato da solo, ragazzi, in questa brutta faccenda. Chissà Eva dov'è. Che fine le avrà fatto fare. Ok, proviamo qua. È assurdo tutto questo, ragazzi. Completamente assurdo.
momento. In questo ricordo avevamo salvato una copia comunicativa di Colin. Non brillante come quella vera, ma è comunque meglio di niente. Ok, quindi devo trovare la copia comunicativa di Colin. Questo mi stai dicendo? Va bene, se non sbaglio era qui sotto. Colin, Colinino, sei qui? Dove diavolo sei? Sei di sopra? Mi sa di no. Ok, no, non è qui, dobbiamo andare fuori. Dove sei? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Eccolo. Colin, riesci a sentirmi? Oh, è tornato. Sì, senta, ho bisogno del suo aiuto. Ecco. Ma chi è? Pronto? Ovviamente, c'è sta lei. Scusa, se stiamo a dire che lei è dovunque, secondo te ti permetteva di parlare con lui? Hai bloccato il tuo creatore. Quello? No, quello non è il vero Colin. Quella non è altro che una copia parziale creata da voi. Minchia, questa è proprio una grossissima rogna, ragazzi. Ehi, senti, quella cosa con l'aeroplanino di carta non è stata per niente carina. Ma cosa volevi dire quando hai detto che non sai dove sia Eva? Ho visto il filmato, sei stata tu a portarla via. No. Tutto quello che ho fatto è stato bloccare i canali di comunicazione e spaventarla. Non so dove sia andata dopo, ora che ci penso è scomparsa subito dopo il tuo ritorno. Ah, scomparsa. Nel senso, si è scollegata dalla macchina. Sì, non è più qui. Ah, e se non te ne vai anche tu? Beh, ti costringerò a farlo. Oh, di nuovo? Un'altra battle face stranissima. Oddio, queste cose, ragazzi, mi fanno ridere. Aspetta, come fai ad avere accesso ai miei programmi privati in questo modo? Oh! Non è per niente quello che stavo chiedendo. Oh, prontissimi alla battaglia. Salta, muoviti a sinistra, difesa e spara. Via! Minchia, mi stavo difendendo. Non ho letto cosa ha scritto. Vabbè, ma questa è Supergirl, è invincibile. Madonna. Accesso a ricordo corrente negato, inizio riavvio forzato. Non ci capisco più nulla. Siamo in tanti, Neil, qua. Oh. Eva si è davvero disconnessa dalla macchina. Forse dovrei farlo anch'io. Aspetta, ma se me ne andassi anch'io, Faye potrebbe resettare i nostri progressi. Suppongo che tenerla occupata abbia qualche utilità. Ok, quindi non possiamo andarcene effettivamente, perché sennò prenderebbe totalmente il possesso di sto posto, cioè, e annullerebbe tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, cioè sarebbe un totale disastro. Oh, che cavolo. Ok, qui Faye dove dovrebbe essere? No, ditemelo, seriamente. Faye, la Conchita è tua hermana. Sei tu, vero? Quindi, come hai comprato un biglietto per quel posto? Oh, non ero nemmeno qui nel ricordo originale. Presta più attenzione, infatti. Questo ce lo ricordavamo, io ho detto perché era pure in questo ricordo. Di nuovo. Senti, non ci resta molto tempo. Se vogliamo realizzare il desiderio di Colin, abbiamo bisogno della tua collaborazione. Ancora non capisci? Il desiderio di Colin non è più qualcosa che voi possiate esaudire. Il suo desiderio ora è che voi spariate. Ma questo lo credi tu? Questo te lo stai dicendo tu? Oh merda. Cosa hai fatto? Che? Io non ho fatto niente. A meno che... Eva. Aia, la Concetto è tua madre. Ehi, non fa più tanto male. Aspetta un attimo. Eppa, sì! Evviva, è un miracolo di Natale, che c'entra? Non montarti la testa. Adesso ce la vediamo di nuovo, io e te. Adesso tutte le battle face di nuovo, eh sì. Non ti permetterò di arrivare da lui. Questo lo vedremo, mia cara. Forza e coraggio, dai! Adesso sì che ce la facciamo! Ok, possiamo farcela.
Concentrazione, concentrazione. Oh merda, cos'è? Ah, minchia, pure. Oh. Minchia, mi ricorda tanto un livello di Cuphead questo, ragazzi. Oh. Aia. Ah. Madonna, madonna. Oh, 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 oh. Sta raggiungendo quel livello di difficoltà però un po', eh. Altro che boss di Cuphead qua. Oh, oh, madonna, per un pelo, ragazzi, me la sono scampata. Ok, resta qui. Vai, perfetto, così. Ok, così è intoccabile. Continua a prenderle, mia cara Fire. Vedremo chi avrà la meglio. Oh, 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 ma guarda te. Oh, ma vai piano, basta. A pezza di merda, dai che gli manca poco, su. Non vorrei... Oh, porca vacca. Non vorremmo di certo perdere adesso, vero? Concentrazione, concentrazione. Ok, immaginavo che avrebbe fatto così. Forza! Gli ultimi sforzi! Neil, resisti! Minchia, me lo faccio morire. Oh! Così sì, così mi piace. Forza e coraggio, Neil. Attività sospetta non più rilevata in questo ricordo. Ah! Finalmente, qualcosa che funziona. E vai, ragazzi, così possiamo andare avanti. Dobbiamo tornare, sì. Quindi da questo ricordo l'abbiamo tolta. Evidentemente adesso possiamo toglierla anche dagli altri ricordi. Il punto è... Eva, sei qui da qualche parte? Sarà stato davvero merito di Eva? Non lo so. Proviamo di nuovo qua, allora. Accesso alla memoria negato. Ah, ok, quindi questi ricordi sono irrecuperabili ormai. Qua? Non so, proviamo. Qua mi sa che la situazione è rimasta invariata, va bene. Ok, sì, torniamo. No, raga, qui non c'è. Non lo so, ragazzi, ci sta sfuggendo qualcosa qui, secondo me. Qua? Ah, mi sembrava di averla vista. Bel tentativo, ma di sicuro non ricordo che quel poster fosse così. Io prima avevo notato che in quel poster ci fosse una figura simile a Fai, eh. Sei un po' distorta, comunque. Oh, provaci tu a infilarti lì dentro e a rimanere uguale. Va bene. Quindi ci tocca di nuovo? Ammettilo, hai perso il tuo tocco. Sembri molto sicuro per uno che se l'è cavata solo grazie a un po' di fortuna. Non è troppo tardi, collabora con noi e trarremo il meglio da tutto questo. Il meglio sarebbe che voi lasciaste in pace Colin. E io mi assicurerò che ciò accada. Ok. Nuovo battle face, coraggio Neil, woohoo! Siamo tutti con te. Sai che adesso posso affrontarti, vero? Oh, provaci. Certo che ci provo. Non me lo faccio ripetere due volte. Ok, possiamo saltare, ricordiamoci ragazzi, eh. Saltare e difenderci. Oh, oh! Ah, madonna. Non mi farò imbrogliare di nuovo. La stronza. Oh, state ferma un po'. Aia. Ah, madonna. È pericolosissima. Prova a evitare questo. Prova a evitare questo. Pezza di merda che non sei altra. Evita questo. Ok, ok, gli manca pochissimo, ragazzi. Gli manca pochissimo. Forza, Neil. Ah, si è difesa, pezza di merda. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Uff, è stata una dura battaglia, ma alla fine il nostro eroe ce l'aveva fatta. Attività sospetta non più rilevata in questo ricordo. Oh, se solo Eva fosse qui a vedermi. Sarebbe così orgogliosa di te, Neil. Sicuramente, vero? Ok, torniamo indietro. Sì, vediamo un po' adesso se si è sbloccato qualcosa, perché gli altri ricordi erano tutti inaccessibili. Oh. Installazione patch esterna iniziata. Ma che... Sei tu, Eva? Chissà perché non possiamo sentirla, ragazzi. Patch esterna. Ok, non ci resta che tornare qua, immagino, no? Rilevata attività sospetta. Questo non c'era prima. E no. Ok. Forse è tipo lo scontro finale, ragazzi. Ok. Facciamo un respiro profondo e andiamo a trovare Faia. Non ci sfuggirai questa volta. Siamo diventati potentissimi. La nostra aura è potentissima.
Eva! Finalmente! Eva, eccoti! Ehi! Dove eri? Ti ho cercata dappertutto! Hai visto Faye qui in giro? Non ti preoccupare, mi sono già occupata di lei. Di già? Che cosa hai fatto? Scusa per tutto questo casino, probabilmente avrei dovuto pulire. Sai, stavo pensando che dovremmo andarcene e basta. Non è Eva. Aspetta, che cosa? È chiaro che il paziente non ci vuole qui, dovremmo rispettare la sua volontà. Di cosa stai parlando? I pazienti non sempre sanno ciò che desiderano veramente, tu tra tutti dovresti saperlo. Aspetta un attimo. E lei, e fai, vedi come gioca coi capelli? Oh. Suppongo non serva a niente. Avrei dovuto capirlo, voi due non avete intenzione di andarvene. Non so più che fare. Ma devo andare avanti. Anche solo per rallentarvi. Oh mio Dio. Ok, aspetta, fermati un secondo. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, dove ci avrà portati, ragazzi? Oh! Wow, queste nuvole sono meno soffici di quanto sembrano. Sei andato abbastanza avanti. La tua interferenza finisce qui. Oh, porca miseriaccia. Oh, oddio no! Non ci credo! Calcio del giudizio, vai! Oh, oddio, è fantastica sta cosa, ragazzi. Oh, merda. Oh, cavolo! Oddio, è bellissima questa cosa. Pugno tornado, vai! Cioè, no, ma quanto può essere epico tutto questo? Aia, la concita è tua hermana. Quanto può essere epico tutto questo? Scarpa, ma che significa scarpa? No, vai col pugno tornado. Alla fine non ci resterà che la scarpa, perché i punti magia ci stanno finendo, raga. Aia, no! Porca miseriaccia. Sai, per essere un personaggio immaginario i tuoi attacchi sono poco ispirati. Se l'è presa, vai col calcio del giudizio. Pazzesco, è pazzesco tutto questo. No, Rudog. Oh, oh, porca miseria. Ah, ai, ai. Ah, porca miseria. Ah, un po' di aiuto mi farebbe comodo. Ok, direi di usare pugno tornado. Non è abbastanza niente, ragazzi. Ci tocca lanciare una scarpa. Tac. Ah, ma che... Ancora? Oh, no! Rudox si è unito alla squadra. D'accordo. In quanto può essere epica sta cosa. Vai, razzo canino! Oddio no, ragazzi, veramente epico, Non vedi che, i ricordi di Colin ti si stanno rivoltando contro? Questo è un segnale, porca miseria. Dubita di Rudog? No, ma perché? Difesa. Senti, non dobbiamo farlo per forza. Allora arrenditi, perché sei ancora qui? Vai, Rudog, con naso laser. Eppa, le manca pochissimo, ragazzi. Difenditi. No. Dai, c'eravamo. Accidi, erbolina. Resetta lo scenario. E che, cioè, non so a sto punto quanto possa cambiare risultato effettivamente. Sì, avrei potuto difendermi, Ritentiamo. Ritentiamo la battaglia, dai. Minchia, è andata peggio di prima, cioè, ma seriamente? Niente, facciamo sì che valga la prima battaglia, ragazzi. Accettiamo il risultato e vediamo cosa diavolo succede. Cioè, non so più che aspettarmi, sinceramente. Vedo che non hai imparato molto. Ehi, non è proprio corretto combattere quando tu sei praticamente tutto questo mondo. Ma tu non sei esattamente questo, vero?
Perché se davvero rappresentassi il vero libro subconscio di Colin, allora... Beh, avresti potuto fare molto di più e averci fatto rivoltare contro l'intera struttura. Sei solo una singola sezione mentale, ben lontana dal poter parlare per Colin. Infatti, diglielo, Neil. Certo, forse non rappresenterò la sua totalità. E allora? Colin è perso, ed è difficile non esserlo con tutte le vostre tentazioni. Va bene così, comunque. Potrà anche non sapere sempre cosa vuole, ma io so di cosa ha bisogno. Ma potresti benissimo anche sbagliarti. Voglio dire, senza offesa, ma non sei molto più di quella copia incompleta di Colin. Anzi, non sono neanche sicuro che abbia senso parlarti. D'altra parte, sei solo un'eterea creazione della sua immaginazione che non è mai nemmeno esistita. Forse sì, ma è poi così diverso da quello che voi siete venuti a fare qui. Eva! Adesso sì che sei tu. Ehi, scusa, sono dovuto uscire per un momento. Esiste solo nella testa di Colin, comunque, già lo sapevo. Sì, questo fatto mi è intimamente familiare ormai. Ma cosa stavi facendo? Mi hai abbandonato qui. Oh! Ero fuori a somministrare sedativi per frenare l'attività cerebrale di Colin. Non sono certa di come il suo processo mentale abbia potuto bypassarci, ma ci stava sfuggendo di mano. Quindi non è stato un miracolo di Natale, dopo tutto. Ancora? Ci ho messo un po' a trovare il dosaggio, dato che la sua testa ci serve funzionante ancora per un po'. Sembra che abbia funzionato, comunque. Adesso dovrebbe fare ancora più effetto. Wow, con che cosa hai avuto a che fare qua giù? Sapessi, non chiedere. Presa. Che diamine è quello? Solo un nuovo codice che mi ha mandato Roxy. Aveva notato i malfunzionamenti dell'apparecchiatura e sapeva che avremmo avuto problemi. Ha scritto una patch in macchina mentre Rob stava guidando, a quanto pare. Esibizionista. Non ti ha detto nient'altro sull'attrezzatura? A parte che hai fatto un lavoro pessimo con le autoriparazioni? No, e poi non avevamo così tanto tempo per parlare. Anzi, non sono neanche sicura che Colin sia abbastanza stabile affinché questo funzioni. È riuscita a liberarsi, ma minchia. Oh, dove vai? Ah, sembra che i sedativi debbano ancora fare del tutto effetto. Non va bene, non abbiamo più tempo di aspettare. In realtà, lasciami provare una cosa. Oh? Tu aspetta qui perché potrebbe tornare da questa parte. Ehi, aspetta un attimo. È solo una questione di tempo ora, vero? Potrò anche non riuscire a batterti, ma non contare sulla mia condiscendenza. No, non sono qui per... Anzi, aspetta. Che fa Neil? Wow, ha funzionato! Cosa? Adesso mi hai portata qui per vendicarti di quello che è successo prima? No, solo per avere un po' di privacy. Questo posto dovrebbe essere a telecamere spente, anche per Eva. Aha, e cosa vuoi? La tua cooperazione. Pensavo ne avessimo già parlato. Certo, ma ora ho qualcosa da offrirti in cambio. E cosa potresti mai offrirmi? Ho una proposta vantaggiosa per entrambi, ecco. E anche se a te non interessasse, ho la sensazione che interesserebbe a Colin. Oddio. Cosa avrà mai in mente Neil, ragazzi? Com'è andata? Non è mai tornata da questa parte. Beh. Come? Puro talento.
Roxy e i suoi trucchetti, io e i miei. Va bene, non c'è bisogno di sovracompensare. Siamo pronti ad andare allora? Sì, non ci darà più fastidio. Non che saremmo in grado di farlo comunque con i sedativi che iniziano a fare effetto. Beh, quell'effetto è solo temporaneo, abbiamo già poco tempo. Forza, diamoci una mossa finché possiamo. Cosa le avrà mai detto Neil per convincerla a dargli l'ultimo collegamento mnemonico e convincerla a lasciarli in pace? Cosa le avrà mai detto, pezzi di merda? Questo non ce lo faranno scoprire fino alla fine. Vabbè raga, allora, che dire, curiosissima di vedere veramente come va a finire. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un badoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.